Ciao a tutti, un su ETDC Brothers, qui è Fede, c'è anche mio padre. Ciao. E oggi vi porterò la decklist di un deck che ha ricevuto supporti Supporto. carini in questa espansione. Parliamo del deck Magus, che diciamo Clan che... Oracolo esperto, Sì, per chi ora non con la l'esperto. conosce, ok. Che diciamo che non è forte, non è da portata nazionale, però è carino da giocare, for fun, ci Esatto, sta comunque, divertente. divertente, ecco. La sua dinamica si gioca appunto sull'indovinare le carte, che adesso Sì, in poi. cima al deck, ma adesso vi spiego. Allora, partiamo dallo start. Intanto c'è Precursore, poi un effetto auto che quando supporta, se un Vanguard con Magus, posso dichiarare il nome di una carta e poi rilevo la prima carta dalla cima del mio deck. Se la carta rilevata è la carta che ho dichiarato, la metto in anima e pesco due. Quindi in pratica dico il nome di una carta, poi rivelo la prima carta dalla cima. Se la carta rilevata è la carta di cui ho detto il nome, pesco due, la metto in anima e pesco Sì, due. praticamente si basa sull'indovinare la prima carta e E fa poi, effetti, esatto, esatto. poi c'è, diciamo, il grado 4 che vi permette di vedere sempre la prima Sì, carta, quindi infatti. lo sapete qual è, quindi È molto praticamente. utile, infatti, il grado 4. Allora, passiamo subito ai gradi 3. Giochiamo 4 Magus pentagonale. Allora, Ok. lei nell'EV4, quando attacca, dichiara il nome di una carta e poi rivela la prima dalla cima. Se la carta rilevata è la carta che ho dichiarato, lei prende 5.000 critico. Ci sta, è un 16.000 doppio critico, non è fortissima. E poi c'è un altro effetto che possiamo tappare due con Magus e prendere 5.000. Effetto Quando diventa un 16, vabbè. diventa Con lo 16. supporto da 10 diventa un 26. Ma non ci sono supporti a 10, quindi... Ma come? Quello lì non supporta da 10, l'altra? No, l'altra no. Ok. Poi, altro grado 3, Pensavo fosse giochiamo un 10. 4 pair di Magus Anello. Anche lei è molto forte, sia in Vanguard che in Vetro. Quando attacca Vanguard, se ho un Vanguard con Magus, posso tappare un danno. Dichiaro il nome di una carta e rivedo la prima. Se la carta rilevata è la carta che ho dichiarato, me la metto in mano e lei prende più 3.000. Quindi, per esempio, con un supporto da 7.000, la sua colonna si prende più 3.000, quindi lei è un 14. Con un 7.000 è un 21. Una colonna carina, in più la carta rilevata, se l'hai indovinata, te la metti pure in mano. Quindi è sempre anche un più uno in mano. Ci può stare È come buono. altro grado 3, non lo metti in Vanguard perché in Vanguard ci metti Pentagonal Magus, ma Beh, in vetro è molto in buona realtà è buona. comunque. Poi ha il suo perché. Poi, gradi 2, Quelli forti si giocheranno sempre. giochiamo il 4 pair di Magus Stellare. Ok. Lei quando attacca un Vanguard, sia in Vanguard che in retroguardia, possiamo tappare un danno. Dichiaro una carta e poi rilevo la prima. Se la carta è rilevata, la carta che ho dichiarato, me la prendo in mano. E invece, se non lo è, ristappo il danno. Quindi, se Esattamente. non indoviniamo, è come se non avessimo attivato l'effetto. Esatto. E ci sta comunque. Perché ti fa sempre fare un pione in mano. Poi, nel caso, ti fa stappare il danno. Quindi, è buona. Poi, Oh, fortissimo. giochiamo una nuova uscita. Il 4 per di Magus Rombo. Lei è carta carina, dice che quando attacca un Vanguard, se lo è in retroguardia, se ho un Vanguard con Magus, dichiaro una carta e poi rilevo la prima. Se la carta è rilevata è la carta che ho dichiarato, lei prende più 5.000. Quindi, per esempio, con un supporto da 7, di nuovo una colonna da 21.000, come con il grado 3. Quindi Esatto. anche questa è molto carina come carta. Visto Beh, buono. che questo deck non fa tante colonne, è molto buona come carta. Beh, ma tendenzialmente con la stride sai sempre la prima carta qual è, Sì, diciamo che ti fa fare... E quindi infatti, l'effetto proprio lo attivate questo. sempre fondamentalmente, quindi di base. Poi mi Poi, spiega. altro grado 2, ultimo, giochiamo il 3 per di Magus Cuore. Attaccante da 12. Attaccante a 12 con Magus, molto semplice, che può attaccare da sola, quindi la giochiamo. Esatto. Se non volete giocare questa, c'è anche un'altra carta che si chiama Magus Briolette, ma a me non fa impazzire come carta. Io non la gioco, infatti. Poi, gradi 1, giochiamo il 4 per dell'EPG che stappano danno, ovviamente 4 PG. Giochiamo quelle che stappano danno perché non abbiamo tante carte che stappano. Se no, E potete usare anche quelle RPG con Magus, Magus, tanto alla oppure fine. qualsiasi PG, l'importante è che le giochiate. Meglio secondo Esatto, me quelle che stappano danno. Poi, giochiamo 3 Strid Fodder, ci aiutano sempre a stridare, quindi sono sempre buoni.
Visto che si ha il grado 3 di backup, per esempio, ecco, Magusanello è molto forte e ce lo vogliamo tenere in mano, per esempio, per far colonne, possiamo stradare con Asset Fodder. Poi passiamo alla torre 1, giochiamo il 3x di Magus Rebis. Lei quando attacca un Vanguard, se un Vanguard con Magus prende più 3000. È un attaccante da 10 classico, che comunque anche con i supporti da 6000 è una colonna da 16 carina, che ci può Allora. sempre stare. Poi giochiamo il 2x di Magus Mezzaluna. Lei quando supporta un Vanguard, se un Vanguard oracolo esperto, dichiaro una carta e poi rilevo la prima carta dalla cima. Se la carta rilevata è la carta che ho dichiarato, l'unità supportata prende più 3000. Allora, in pratica lei è un supporto da 9 fino alla fine della battaglia, ovviamente. È un supporto da 9 perché ne gioco solo 2 perché non mi fa tanto impazzire perché deve supportare. Per attivare l'effetto deve per forza supportare il Vanguard. Fosse stato se poteva supportare tutto, tipo con l'attaccante a 12 era una colonna da 21, ma può supportare solo Vanguard, quindi non mi fa tanto impazzire, ma due le gioco comunque che possono sempre servire. E poi infine giochiamo il 2x di Magus Kono. Lei quando viene messa in gioco su un Vanguard con Magus, dichiaro il nome di una carta e poi rivelo la prima. Se la carta è rilevata, la carta che ho dichiarato, stappo 2 danni. Quindi lei è molto forte, ci fa stappare 2 danni. Però ne gioco solo 2 perché non è un deck che tappa tantissimo comunque. In alcuni casi però è meglio averla comunque, che stappa danni lei. Poi, passiamo agli inneschi. Giochiamo 12 critici. Ovviamente in oracolo esperto. Allora, giochiamo 4 Magus Paisley, che lei quando viene messa in gioco, se un Vanguard con Magus, guardo la prima carta in cima al deck e posso, con la carta posso sceglierle se metterla o in cima, o di nuovo in cima, o in fondo. Quindi per esempio possiamo, per esempio mettendola in fondo, possiamo per esempio metterci un'unità normale per poi avere più possibilità di beccare un innesco. Oppure se ce la teniamo in cima, comunque possiamo attivare i vari effetti perché sappiamo cosa c'è in cima. E quindi lei è molto utile. E poi giochiamo 4 Cielo Psichico, che lui, effetto che non attiveremo quasi mai, però per giocare un vanillone solo da 5000 possiamo metterlo in anima e pescare una carta. Molto semplice. Se ci dobbiamo ciclare la mano ci può stare. E poi giochiamo ovviamente 4 Cure, ovviamente 4 Magalosanga. Lei quando supporta, l'unità supportata prende più 3000 e alla fine del turno la rimischiamo nel deck. Quindi in pratica cure infinite ci possiamo fare. E per questo è molto forte. Ora passiamo alle stride. È bella, è la cura più forte di Vanguard insieme a quella di Piuma Angelica. Sì, in pratica È la sì. Che stessa sì. cosa. Anzi, più Angelica neanche due. C'è neanche una promo che fa la stessa cosa. Ah, sì? Sì. Poi stride giochiamo. Nuova uscita ovviamente 4 Magus Globo. Lei è veramente forte. Dice che quando una carta Facciamo viene vedere. messa o in Vanguard o in retroguardia, oppure quando una carta viene messa nella zona innesco, se ho un cuore con Magus, posso guardare la prima carta in cima al deck e poi la rimettiamo in cima. Può sembrare un effetto non tanto forte, ma per questo deck, quindi sappiamo sempre la carta che c'è in cima, è veramente forte. Quindi, per esempio, all'ultimo check, quando cerchiamo, facciamo il triplo, all'ultimo possiamo già guardare la prima carta che c'è in cima per attivare tutti i vari effetti. Quindi per questo è fortissimo. Oppure anche quando mettiamo una carta in retroguardia, che quindi anche questo ci fa Ok, si guardare la attiva prima. praticamente, dice quando praticamente. Quando una carta viene messa in Vanguard o in retroguardia o nella zona innesco. Quindi ogni volta che scrivi una carta puoi guardarla prima, In praticamente. Vanguard non metti mai qualcosa in Vanguard, quindi Però, boh. comunque ci fa guardare sempre la prima e per questo è molto forte. E poi come altra stride giochiamo il 4x di Takemikazuchi. Stride Vabbè, sempre molto forte, attualmente secondo me la per più fare forte plus. per giocare un qualsiasi oracolo esperto, per Magus ovviamente questa, però per gli altri questa. Lei una volta per turno possiamo tappare 2, girare una sua copia. Se abbiamo 2 o più carte girate nella G-Zone, possiamo guardare le prime 4 carte in cima al deck, ce ne scegliamo 2, le mettiamo in mano e le altre 2 le mettiamo in fondo. Quindi è un più 2, semplice. Allora. Per esempio, noi ci possiamo prendere 2 carte, per esempio, se ci sono pochi innesti, noi ce le guardiamo, ne prendiamo 2, le altre vanno in fondo, e se mai abbiamo più probabilità di trovare un innesco.
Oppure, come succede sempre a me, trovate solo inneschi, molto più semplice. comunque è meglio di pescare due perché guardi Beh, quattro e peschi due, quindi puoi sì, infatti. scegliere carte, quindi sicuramente ottimo. Boh, la decrista è finita. Secondo me. È un mazzo che, beh, diciamo, è un mazzo per divertirsi, Sì, diciamo, sì, sì. probabilmente non è un tier 1, però comunque i suoi attacchi da 21 doppio critico li fa, Doppio critico non nel proprio, senso però. perché girando 12 crit, se ti parlo in Vanguard sicuramente avrai un doppio critico, voglio Sì, dire. poi anzi, ce l'hai quasi sempre il doppio Esatto, critico, almeno una volta per turno se ti va. Non di fortuna, se ti va normale. no, comunque è un bel mazzo. Non da portare al nazionale. Ah, tra parentesi, noi saremo al nazionale di Castel San Pietro Termine Di domenica Cerberus. 28, Cerberus, campionato a squadre. Quindi porteremo i nostri deck soliti, appunto, ci siamo qualificati, andremo lì. È un evento che è stato sponsorizzato anche dalla Bushiro, daranno anche dei bei gadget. Comunque, se vi interessa, abbiamo anche un mazzo. Uno starter sul nostro account eBay con delle carte appunto Magus, un mazzo base diciamo di partenza Magus, potete andare a vedere se volete. Sì, c'è qualcosina, non proprio Esatto, tutto, però è esatto. già un inizio per Per avere un avere. mazzo base Magus, Infatti. esatto. E quindi questo è tutto. Poi dopo il nazionale avremo la nostra, diciamo, bella settimana e poi ci sarà finalmente GPT-7 e quindi Finalmente. ricominceremo un po' con tutte le decklist del GPT-7, quindi seguiteci. Anche unboxing, ovviamente. Esatto, va bene. Quindi ragazzi, ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per i prossimi video e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.